quanti anni avete cominciato da fare questo lavoro? Ah, l'idea è una pazzia sì. Di vecchiaia. Io adesso ho 70 anni, ma 4 non anni ci fa, credo. Sì, ne dimostro pure di più. 4 anni fa ho avuto sta pensata di creare questa azienda agricola biologica. Perché? Io sono nato in campagna. Ok. Sono figlio di contadini, io sono nato in questo comune, guarda caso, e l'azienda ha sede in questo comune. Poi, logicamente, la mia vita è stata diversa, non ho fatto il contadino di professione, ho fatto sì. L'agente di assicurazioni, però ho sempre avuto la passione per la terra. Sì. E arrivando alla fine della carriera professionale ho realizzato il mio sogno, sì, è la realizzazione di un sogno. Quindi sono partito e ho acquisito terreni anche in altri comuni. E logicamente, essendo un amante della Langa, che è bellissima, in particolare l'Alta Langa, che è bellissima, era ovvio pensare a un'agricoltura pulita, sostenibile, sì. E quindi ho impostato il discorso sul bio. Sì. E è stato difficile da cambiare la professione? Nuove, in tutte le cose nuove bisogna imparare, questo è evidente. Logicamente qualche difficoltà c'è stata, qualche sbaglio l'ho fatto e l'ho anche pagato. Sì. Però sostanzialmente io sono soddisfatto perché il progetto sta, secondo me, funzionando. Mm-hmm. Abbiamo dei buoni ritorni dal mercato. Purtroppo il mercato del bio in Italia non è ancora apprezzato, il prodotto bio non è apprezzato, quindi noi stiamo puntando decisamente sull'estero, sui paesi dell'Europa, diciamo, dalla centrale verso il nord, diciamo dalla Svizzera, Germania è un'altra storia. E il bio è più apprezzato. E qui in zona la gente dice che io sono matto. Sì. A fare il bio. Sì. Pazienza, passerò anche per matto, vedremo chi avrà ragione col tempo. Sì. Perché dice che sono matto, perché dicono, la gente dice ci sono dei costi insostenibili, maggiori costi di lavorazione. In realtà i maggiori costi ci sono, però nel momento in cui il prodotto biologico venisse apprezzato per quello che ha di valore aggiunto sotto il profilo della salute, sotto il profilo del sapore, si sarà ripagati di quello che è il maggior costo. Sì, purtroppo adesso è difficile, non nascondo che è difficile, ma io sono convinto che nel futuro avrò ragione. Sì.